Buongiorno Livia, la ringrazio per aver trovato informazioni corrette sul mio sito e anche su altri social, ci mancherebbe. È quello che vorrei fare attraverso questi video e attraverso anche il libro che ho scritto, così se non l'avesse preso, guardi, costa 10 euro su Amazon, è un ebook che può leggere sul suo smartphone o tablet, qualsiasi cosa lei abbia, e vede anche i video, per cui è completo. E le dà ancora in più informazioni. Il titolo lo dice già tutto, col senno di poi, con una N tra parentesi, che vuol dire ovviamente col seno di poi usando il senno. Per cui, se quest'estate ha tempo di farsi una lettura, glielo consiglio. La sua domanda precisa però era sulla rottura degli impianti protesici. Allora, la protesi è un device, è uno strumento, insomma, fatto comunque dall'uomo, come tutte le cose fatte dall'uomo. Un minimo di difetto può averlo, una parziale rottura può esserci. Io generalmente quando informo i miei pazienti do un libretto che è il libretto delle protesi che dovrebbe essere dato prima dell'intervento, non dopo, in modo che la paziente può leggersi esattamente quello che la casa che le produce informa come, voglio dire, dati relativi all'impianto e altre cose. Libretto informativo, lei troverà proprio scritto che c'è una percentuale di rischio di rottura che va tra lo 0,6 e l'1% o leggermente più alto a seconda delle compagnie, e questo purtroppo è un rischio che può essere. Però uno studio fatto, e così la informo, ha dimostrato che nel 95% dei casi delle rotture, l'ha pubblicato Cunningham, l'ha confermato anche Rancati attraverso un altro studio che è collega del Sud America con cui lavoro, abbiamo fatto pubblicazioni, che su una revisione degli impianti per una causa di rottura cosiddetto incerto o sconosciuta, col microscopio elettronico c'erano dei segni o di un piccolo ago del retrattore, o ad esempio se si fa una cicatrice molto piccola e si spinge la protesi dentro, rimane l'impronta sulla shell, cioè la conchiglia che ricopre il gel interno, che lentamente nel tempo poi può rompersi perché è molto delicato. Per cui, come vede, se lei mi chiede esiste, sì, esiste, è raro perché abbiamo visto che è lo 0,6%, 1% a seconda delle cose. Poi è chiaro che a volte sono delle semplici pubblicità. Qualcuno che ha bisogno di farsi notare che non era più notato, magari dice che sull'aereo è scoppiata la protesi, però. Se lei ci pensa un momentino, se tutte le donne che hanno le protesi sull'aereo scoppiano, ci sarebbe una clinica in ogni aeroporto per cambiare le protesi che sono scoppiate. È un po' una battuta. Le protesi vengono fatte oltreoceano e arrivano in Europa, negli altri paesi, sugli aerei. Spero di avere approfondito un po' la sua domanda e aver risolto i suoi dubbi. In ogni caso, ripeto, email. E posso rispondere in modo più approfondito. Continuando e approfondendo un po' di più la sua domanda, nello specifico dice: io pratico sport estremi come paracadutismo, arti marziali. Beh, in effetti qualche problema in più potremmo averlo, eh? Faccio un esempio banale: anch'io da giovane facevo karate, poi l'ho smesso perché prendevo troppi pugni e ho detto forse non è l'ideale come sport. Se lei prende parecchi colpi nella zona dove ha una protesi, può darsi che questa possa subire un trauma. Così come se fa paracadutismo e di solito ci sono queste imbragature abbastanza importanti e prende un colpo deciso proprio sulla protesi, anche questo può essere. È vero che peraltro se uno la desidera, come quando la gente mi chiede ma io metto la cintura di sicurezza se ho un incidente, dico beh, meglio che si rompa la protesi piuttosto che lei perda la vita nell'incidente. Per cui anche lei lo sa, è preparata, sa che se pratica certi sport estremi ha un rischio più alto rispetto a una donna che non fa attività, ce l'ha di sicuro. Però l'ho utilizzato anche in persone che praticavano sport a livello professionistico, non di questo tipo magari, ma di altro tipo, e non è aumentata la percentuale di rottura. A presto.